già alto, mi devo ancora svegliare, quest'oggi voglio andare a pescare. Voglio andare a pescare. Preparo tutto in fretta, ho pronte già le canne, speriamo di non rimanere in fanne. Dai che andiamo e speriamo. Sono qui seduto in riva al lago, pronto per cominciare. Ecco l'attrezzatura, è una giornata dura, ma vedrai che pesca, qualche cosa succederà. Chissà se qualche pesce abboccherà. E allora tira e molla, ma questo pesce non vuol proprio venir su. E allora tira e molla, adesso basta, io non ce la faccio più. Sono lì che pesco, chi mi vedo arrivare? Una ragazza bella da morire. Arrivare, da morire. Buongiorno signorina, arriva sul più bello, mentre stavo girando il mulinello. Ma che bello, il mulinello. Se vuoi venire qui vicino, son sicuro di certo che con quella chioma bruna mi porterà fortuna. E se viene più vicino, di sicuro le noterà che forse qualche pesce abboccherà. E allora tira e molla, ma questo pesce non vuol proprio venir su. E allora tira e molla, adesso basta, io non ce la faccio più. Invece di guardare sull'acqua galleggiante, con l'occhio guardo sempre le sue gambe. Galleggiante, le sue gambe. Mi viene più vicino, il seno suo trabocca, e questo pesce ancora non affocca. Gli trabocca, ma non affocca. Chiedo scusa signorina, ma bisogna aspettare un po', porti un po' di pazienza, io tiro sulla lenza. Cari amici, la morale di sta storia di certo è stata lei che ha pescato me. E allora tira e molla, ma questo pesce non vuol proprio venir su. E allora tira e molla, adesso basta, io non ce la faccio più. Tira e molla, ma questo pesce non vuol proprio venir su. E allora tira e molla, adesso basta, io non ce la faccio più. Adesso basta, non ce la faccio più.